Allora, la strage di Ustica, uno dei grandi misteri italiani. Di solito io in questi casi faccio prima un riassunto di quello che è accaduto e che si sa per certo, e poi vado ad approfondire. Devo dire che questa prima fase è un po' inutile in questo caso perché tutti sanno quel poco che si sa di quell'aereo precipitato e la storia conosciuta e sicura è brevissima. C'è questo DC-9 dell'Itavia, una piccola compagnia di bandiera che lavora solo su rotte interne, che stava facendo questa rotta Bologna-Palermo. Siamo al 27 giugno 1980. Molto prima, ma poco prima in realtà di arrivare a Palermo, all'altezza appunto di Ustica, è il punto dove è precipitato, per questo si parla sempre di Ustica, in mare, l'aereo non dà più segnali. Scompare dagli schermi radar e non risponde ai contatti radio che cercavano appunto di preparare l'atterraggio, quello che pensavano sarebbe stato l'atterraggio. Che cosa è accaduto? Qui finisce l'antefatto. Si pensò all'inizio a un cedimento strutturale, tesi questa che fu molto caldeggiata, diciamo, dal potere politico. Ben presto si scoprì però che non era possibile. Nel 1980 accade questo, nel 1982 si fa una perizia sui resti dell'aereo in cui si scopre in pratica che ci sono tracce di esplosivo dietro un sedile. Questo esplosivo ci fa capire che non può essere un cedimento strutturale. È stata proprio qualcosa di simile a una bomba. E difatti il primo pensiero fu quello di una bomba, tipo di un del terrorismo, no? Che hanno messo una bomba nell'aereo. Però alla fine si arriverà a scartare questa ipotesi, concentrandosi invece su una seconda ipotesi, un missile, verosimilmente aria-aria, lanciato da un caccia, probabilmente. Spieghiamo meglio perché si è arrivati a questa conclusione, che è interessante. Alcuni elementi, analizzando la Carlinga, eccetera, ci hanno fatto capire, e anche i corpi che sono stati ritrovati, che non erano tutti, che doveva trattarsi più di un missile che di una bomba. Un primo esame ci fa capire che gli oblò non erano esplosi verso l'esterno tutti, come si sarebbe dovuto immaginare con una bomba all'interno, che ovviamente, capito, si espande, tipo tappi di champagne. Erano quasi tutti integri questi oblò, e quei pochi che si erano rotti erano quelli che si erano rotti, diciamo, verso l'interno, quando quel pezzo dell'aereo ha toccato il mare, che dopo un volo di 7 km è come un muro di cemento il mare, ma in pratica non c'era quell'effetto esplosione dall'interno verso l'esterno. C'è stato un esame però ancora più approfondito, che io ho apprezzato molto per la logica che c'era dietro, e cioè sono state fatte le autopsie di tutti i corpi trovati, che non erano tutti, ma erano comunque un certo numero. A un certo punto ci si è concentrati sulle schegge, perché vedete, se ci fosse stata una bomba, tutte le persone vicine alla bomba, vicine anche a 20 metri ma senza niente in mezzo, avrebbero ricevuto le schegge della bomba. Una bomba ti uccide non con l'esplosivo, ma con il materiale del contenitore in cui è presente l'esplosivo, che nell'esplosione si trasforma in schegge come tanti proiettili e trafiggono le persone. Per questo le bombe carta non sono considerate particolarmente pericolose, anche se è meglio non buttarle in faccia perché possono accecare comunque. Perché lì c'è soltanto la brusca espansione, appunto, l'esplosione, ma che cos'è che viene scagliato? Della carta? La carta non può penetrare nel corpo. E quindi sono quasi inoffensive, però c'hanno dentro l'esplosivo come bombe normali. Se ci fosse stata una bomba all'interno dell'aereo, molti corpi avrebbero delle schegge dello stesso tipo, dello stesso materiale, che sarebbe stato il materiale che conteneva l'ordigno, praticamente, che conteneva l'esplosivo. Ma non ci furono queste schegge uguali. Queste schegge hanno dei materiali leggermente diversi. Alcune si è potuto persino riuscire a capire che facevano parte, diciamo, dell'arredo, della costruzione dell'aereo, bulloni, cose, frammenti che sono staccati dai sedili. Quindi no, non poteva essere una bomba piazzata lì, vicino, diciamo così, all'interno dell'aereo e vicino ai passeggeri, perché non c'erano schegge in comune. Ma com'è possibile allora che quell'altro tipo di bomba volante, che è un missile aria-aria, sia riuscito comunque a uccidere pur non colpendo direttamente? Beh,
diciamo che quando l'aereo precipita e sei a 7000 metri difficilmente sopravvivi. La maggioranza di fatti sono morti una volta che l'aereo e anche loro stessi hanno toccato la superficie del mare, ovviamente. Ma comunque sia, delle schegge sono arrivate a colpire i loro corpi, ma in un gioco di sponda, di rimbalzo. Come dire, qua ci sono le persone, qua c'è la carlinga dell'aereo, qua esplode il missile. La parete dell'aereo di quel punto si trasforma in alcune parti in schegge che colpiscono i passeggeri. Però andando a vedere poi si scopre che tutte queste schegge erano di componenti dell'aereo e non di un guscio della bomba, che quindi è scoppiata fuori dall'aereo. Comunque sia, la traccia più importante è anche quella dell'esplosivo. Da notare che ci sono state due perizie, una dell'aeronautica e l'altra dell'associazione delle vittime, eccetera, che hanno dato esiti un po' diversi. Quella dell'aeronautica ha affermato di aver trovato C4, esplosivo plastico, e niente TNT, che sarebbe il tritolo e che è molto usato nelle armi da guerra. Quella invece, il C4 invece, è un esplosivo relativamente facile da procurarsi sul mercato nero e viene spesso usato dagli attentatori. Il T4 invece fu trovato dall'altra perizia, la controperizia, i quali periti trovarono anche il TNT. Quindi già qui ci fu una divergenza. Se vogliamo possiamo persino immaginare la logica che c'era dietro questa perizia voluta dall'aeronautica, cioè dei periti dell'aeronautica. C4, roba di terroristi, e niente TNT, niente materiale esplosivo più comune nelle armi militari. L'altra perizia disse tutto il contrario, T4, che è un po' più raro a trovarsi sul mercato nero del C4, e TNT, che è una delle componenti di base esplosive più comuni delle armi da guerra. Quindi già lì si incomincia a vedere la traccia. L'aeronautica e poi il governo in generale cercherà di convincere che non è stato un missile, ma una bomba messa dai terroristi. Altre parti, tra cui il giudice Priore, che è quello che seguirà e porterà avanti le indagini per anni, raggiunsero una conclusione diversa. Tutto faceva pensare che sia stato un missile ad abbattere quell'aereo. Nel momento in cui l'ipotesi della bomba era meno verosimile e sembrava essere stato un missile, ovviamente si cercò di capire chi poteva aver lanciato quel missile. Si parla di un caccia in pratica. E di caccia ce n'erano davvero tanti in volo quella sera del 27 giugno nei cieli italiani. Ci fu un tentativo ovvio da parte dell'aeronautica militare italiana, della NATO, quindi anche non solo italiana, e del governo italiano, di tener nascosti i tracciati radar. E qui bisogna dire che sono stati un po' ingenui, perché non c'è niente come mostrare di nascondere qualcosa per dare un'indicazione. Era chiaro che dai tracciati radar si sarebbe potuto scoprire qualcosa di questo mistero. Furono diversi i tracciati radar che vennero cancellati o alterati. I radar di Grosseto, di Licola e Marsala, però alcuni vennero fuori comunque. Quello di Fiumicino si riuscì a recuperarlo, e si parla anche di un satellite russo addirittura che fornì informazioni. In pratica alla fine si scoprì che a un certo punto il D-19 dell'Itavia aveva intorno a sé ben 3 aerei, probabilmente 3 caccia, ma con che combinazione di nazionalità? L'ipotesi a quel punto era chiara, insomma, era stato coinvolto in qualche modo in una battaglia aerea tra aerei militari. E qui bisogna anche parlare del fatto del caccia libico, perché fu ritrovato, però 20 giorni più tardi o 23 giorni più tardi, no, quasi un mese dopo, in luglio, un MiG di produzione quindi sovietica, libico però. Che ci faceva lì? È stato trovato sui monti della Sila in Calabria, che è piuttosto a sud, capite? Però l'impressione è che quel caccia abbia svolazzato parecchio sui cieli d'Italia, molto più a nord. Venne fuori una intercettazione audio di 2 operatori del radar di Marsala che, guardando i tracciati radar, commentando questa ammucchiata, diciamo così, o vicinanza di alcuni aerei, ovviamente come prassi sarebbe meglio che gli aerei non avessero traiettorie coincidenti, cioè che fossero vicini, ci sono delle vie aeree stabilite, no? C'è una gestione del traffico aereo.
Il commento che fece uno di questi operatori all'altro fu: sta a vedere che questo qui mette la freccia e poi sorpassa. Una frase ironica che ci può far intuire cosa stava vedendo. Vedeva un tracciato e subito, quasi attaccato, quello di un altro aereo che costantemente stava dietro, il che è assurdo, non succede una cosa del genere in condizioni normali. Ma ovviamente questo aereo non voleva sorpassare, anche perché ci sarebbe riuscito facilmente, visto che era un caccia. Voleva proprio stare lì, perché un'ipotesi che è molto accreditata è che questo caccia, che era libico, stesse usando il DC-9 quantomeno per nascondersi ai radar. Ossia, il transponder, che è un apparecchio che dà in automatico, in teoria, la propria posizione, soprattutto il proprio identificativo, per permettere ai radar di capire cos'è questo oggetto che il radar ha intercettato. Gli aerei militari, soprattutto quando agiscono al di fuori del proprio paese, hanno questa possibilità, non legale, ma che lo fanno comunque, di modificare il transponder, o disattivandolo per non dare alcun segnale, o inserendo un nuovo codice in modo da sembrare un altro aereo. E in effetti è emerso anche questo, che c'erano a un certo punto due aerei, se non addirittura tre, che avevano lo stesso codice identificativo, che non può accadere ovviamente. I duplicati erano dei caccia, e tutto fa pensare caccia libici. Comunque di almeno uno siamo sicuri, ci sono forti possibilità che ci fosse un secondo caccia libico. L'idea era: questi caccia o questo caccia libico stava molto vicino, dietro al DC-9, aveva impostato sul proprio transponder lo stesso codice, in modo che per i radar, anche se poi quelli di Marsala se ne sono accorti comunque, poteva sembrare una eco, diciamo così, un piccolo sfasamento dell'aereo vicino, perché poi l'identificativo era sempre lo stesso. In realtà era proprio un altro aereo che cercava di nascondersi dietro questo DC-9, che stava andando, non dimentichiamocelo, verso sud, rotta Firenze-Palermo. Ma che ci faceva un caccia libico? In un punto che, come vedremo, è parecchio nodo quando è incominciato questo strano pedinamento per nascondersi, più che altro. Non c'erano soltanto i radar di terra. Teoricamente c'erano anche i radar della portaerei Saratoga, che però, quando poi, che in teoria doveva essere vicino a Napoli ufficialmente, quindi in una zona in cui avrebbe potuto catturare questi movimenti di questi aerei, però il generale, l'ammiraglio Flatley, spiegò che tutti i radar erano in manutenzione o rotti. Cioè, capito? L'orgoglio della flotta, proprio, una cosa disastrosa. Era evidentemente la solita bugia, no? I tracciati radar degli aeroporti italiani furono banalmente rimossi, distrutti, dicendo che si erano persi, alcuni furono alterati. Questo ammiraglio invece americano la fece più semplice: ci dispiace, tutti i nostri radar erano rotti o in manutenzione, in contemporanea fu il grado di chiarezza di efficienza. Ovviamente era una bugia, e soltanto parecchio tempo più tardi si venne a sapere qualche cosa di più, cioè in pratica una persona che era un semplice Marines, Brian Sandlin, era a distanza sulla portaerei Saratoga, disse che quel giorno si alzarono in volo dalla portaerei quasi la metà dei caccia, quindi una cosa imponente, perché c'erano due caccia libici da intercettare, due quindi, non uno. Poi dopo questi aerei torneranno, alcuni di questi aerei, senza più missili aria-aria, perché li hanno usati. Quindi una battaglia aerea in grande stile. L'allarme generale. Ci sono, sapete, vari elementi, dei tantissimi, perché il problema delle indagini lunghissime, questa è andata avanti per 20 anni, è che le informazioni rimanesse così tante, tra cui la metà bugie, disinformazioni, menzogne varie, che è difficile fare selezione, no? Si rimane travolti da questa quantità, che è quasi come un ciarpame, di notizie, dettagli e cose, e alcuni fasulli. Per cui è molto importante mettere ordine, perché la disinformazione, il tentativo di creare il caos, è basato anche su questo. Si creano tante versioni alternative fasulle e si distribuiscono tutta una serie di dettagli per far credere che siano veri. Alla fine si cerca, insomma, di confondere le acque. Ci sono pochi elementi da tenere a mente, invece, che sono punti fermi.
Uno riguarderà il caccia libico, che sicuramente non è una coincidenza che sia precipitato quel giorno, nonostante che, come vedremo tra poco, cercarono le autorità italiane di far credere che fosse precipitato il mese successivo. L'altro elemento importantissimo, secondo me, è quello dell'allarme generale. Cioè, in pratica, succede qualcosa nei cieli d'Italia, che è una specie di battaglia aerea, in pratica. Chi è che ha dato il via come informazione, che ha fatto sapere alla NATO, diciamo così, che questo stava accadendo? Fu un aereo italiano, un TF-104, che aveva a bordo due piloti italiani, due comandanti, Mario Naldini e Ivo Nutarelli. Furono loro a vedere qualcosa. L'aereo in quel momento era, questo FT-104, all'altezza di Firenze, sopra Firenze, diciamo, vicino. Quindi voi capite, Firenze non è i Monti della Sila in Calabria, siamo parecchio a nord. Che cosa hanno visto? Diciamo che non hanno mai dato informazioni veramente convincenti e non potranno mai darle qua, poi quando parleremo della lista dei morti tra poco capirete il perché. Comunque il fatto è che è andato un allarme generale. Questo allarme generale si è discusso molto per capire quanto fosse grave, perché poi ci fu un tentativo da parte dell'aeronautica italiana, che ha sempre giocato sulla difensiva per creare dei pistaggi, di far credere che l'allarme generale non fosse poi così importante. Ogni tanto così si sbalcia il pulsante, una mano, abbiamo dato l'allarme generale. In realtà poi si è approfondito con vertici della NATO di vario tipo e si è scoperto che non è vero. L'allarme generale è una cosa di estrema gravità e non viene dato a cuor leggero, fra l'altro non certo per errore, perché poi questi due comandanti lo hanno ripetuto per 3 volte. E questo ci dà l'idea proprio della conferma e della gravità. Come dire, queste stesse persone, questi due piloti di questo caccia italiano, immaginavano quasi, poi magari fa anche parte delle procedure, non lo so, ma noi possiamo anche immaginare questo, si rendevano conto che chi avrebbe ricevuto, le varie autorità, eccetera, via radio della NATO, sarebbero rimasti sorpresi, quasi come dire, ma veramente? Per vincere questa diffidenza 3 volte fu riconfermato, quindi era una cosa grossa, stava accadendo qualcosa di grosso e di molto grave. Questo venne dato alle 20:24 e si trovava all'altezza di Firenze circa. È importante ricordarsi anche la posizione, ma che cos'è che hanno visto? Secondo i vari tracciati radar è probabile che avessero visto il DC-9 dell'Itavia, che passava proprio di lì in quel momento. Bisogna dire però, come abbiamo già accennato, che c'è la possibilità anche di un inganno per quel che riguarda i tracciati radar, nel senso che se un aereo modifica il proprio transponder per avere lo stesso codice di quel DC-9, sembrerà che si trovi in quella posizione, ma il problema non si pone, perché tutto fa pensare che il DC-9 e il caccia libico fossero attaccati. L'ipotesi è quella che avevano visto un caccia libico, come minimo, vicinissimo nella coda, nella scia del DC-9. Difatti, tra le tante fonti, che non so quando siano affidabili, quello è un problema quando il materiale è troppo e un po' caotico, ci fu anche quella precisa secondo cui questi due comandanti italiani avevano visto un caccia, non della NATO, seguire a distanza assurdamente vicina, che non si dovrebbe fare una cosa così, il DC-9 dell'Italia. 20:24, l'aereo darà il suo ultimo contatto al DC-9 alle 20:59 e già alle 21:03, mi pare, pochi minuti più tardi, non rispondeva più, era scomparso dai radar. Quindi diciamo che è stato distrutto verso le 21 del 27 giugno. Alle 20:24 invece era ancora in piena forma ed era all'altezza di Firenze, doveva scendere ancora parecchio verso il sud. Non è possibile che avessero visto, come dire, quindi, perché uno potrebbe porsi quel dubbio, magari l'allarme generale perché hanno visto esplodere il DC-9. No, perché appunto l'hanno vista alle 20:24 e poi bisogna aspettare fino alle 21 perché accada qualcosa di tragico a questo DC-9. Quindi non hanno certamente dato l'allarme per l'abbattimento del DC-9. Tutto fa pensare che abbiano visto uno o forse addirittura due caccia libici vicinissimi al DC-9, fra l'altro con la particolarità che ci si trovava appunto all'altezza di Firenze, quindi era particolarmente strano che dei caccia libici, che non fanno parte della NATO e sono aerei militari, si trovassero
sopra, nel mezzo quasi dell'Italia. Parliamo allora del caccia libico, di cui magari ne riparleremo ancora. Questo caccia libico è stato trovato sui monti della Sila in Calabria. È stato trovato, diciamo così, in luglio. Non dimentichiamoci che il 19 dell'Italia cade il 27 giugno. Il 23 luglio mi sembra che fosse, adesso qua non ce l'ho scritto, il 18 luglio. Il 18 luglio viene trovato. A questo punto, sui monti della Sila, c'è ancora una volta questa presenza che si sente sempre delle autorità italiane, in questo caso carabinieri e perfino pompieri, che ci dicono le bugie e cercano di nascondere la verità. Vogliono farci credere, con il verbale che stilano, che quel caccia libico, che ufficialmente è stato trovato il 18 luglio, sia caduto quel giorno o il giorno prima, quindi in luglio e non quindi alla fine di giugno, come cercano di farcelo credere, dicendo che c'è ancora del fumo che esce dall'aereo quando al 18 luglio arrivano lì, che il pilota è morto da poco, con sangue ancora liquido addirittura, per far credere che fosse successo da poco tempo. Poi in realtà si fecero delle analisi più approfondite, si scoprirono anche testimonianze, ci furono dei pastori di quella zona che videro, ma non in luglio, il 27 giugno lo videro, una battagliera sopra il loro cielo, nel senso che era molto bassa quota. C'erano due caccia che ne stavano inseguendo un terzo e gli sparavano con una specie di cannoncino. Avevano finito i missili aria-aria, cosa che verrà confermata poi da quel Marines di stanza sulla Saratoga, che vide tornare ieri senza più questi missili aria-aria. Avevano finito i missili e hanno cominciato a sparare con questo cannoncino da 20 mm, che non è poco, 20 mm, sono 2 cm. Era tutta sforacchiata la carlinga di questo aereo, difatti. E comunque ci dicono il 27 giugno. Oltre a questo, poi la perizia sul corpo del pilota mostrava un avanzato stato di decomposizione il 18 luglio, contrariamente a quello che avevano detto invece carabinieri e pompieri, che parlarono di un uomo, di un pilota morto da poco. Quindi altre bugie, non volevano farci sapere che il MiG libico era caduto il giorno dell'abbattimento del 19, perché ovviamente ci sarebbe stato un indizio un po' troppo forte, perché noi già incominciamo a capire che cosa sarebbe potuto, cosa potrebbe essere accaduto quel 27 giugno. Sapete, nell'analisi di ogni caso il mio approccio è quello di concentrarmi sugli aspetti apparentemente più strani, misteriosi, inspiegabili. Non è solo il fascino del mistero che mi porta in quella direzione, è proprio che quello è un buon criterio per trovare una versione che si collega solo in quel modo, quasi che fosse l'anomalia, una forma anomala in quella sorta di puzzle che dobbiamo mettere insieme, dove i bordi sono così strani che ci sarà solo un pezzo che ci va dentro, non altri. E quindi è importante concentrare l'attenzione lì, perché alla fine quello che è stranissimo in apparenza sarà poi la chiave, la soluzione del caso. Qual è l'elemento più strano, più sorprendente, più incredibile di questa vicenda di Ustica del 19 Itavia? Per me non ci sono dubbi. La cosa più incredibile è la volontà fortissima, volli, fortissimamente volli, di tenere nascosto tutto. Non è il solito discorso che i politici mentono, che vabbè. Qua furono eliminati una cosa come una mezza dozzina di tracciati radar. Ci fu la collaborazione dell'aeronautica, dei servizi segreti, del governo italiano, di governi stranieri, di vertici della NATO. Tutti i poteri più elevati hanno fatto di tutto per tenerlo nascosto. E poi ci furono i morti, perché sono morte parecchie persone. Li analizzeremo in dettaglio tra poco, ma diciamo che si parla da un minimo di 2 persone uccise per fargli tenere la bocca chiusa, fino a un valore quasi medio di 12 o 15, fino addirittura a 90, se dovessimo includere anche la più sanguinosa strage italiana, quella di Bologna, perché c'è anche questa possibilità in effetti. Il collegamento tra Ustica e Bologna sembra azzardato, perché in apparenza non c'entrano nulla, ma hanno voluto farceli entrare per forza. L'esplosivo usato, o per meglio dire trovato una parte
sul D19 T4 è quello che poi è stato trovato anche a Strage di Bologna, quindi è un collegamento. E poi il tempo. Quando è accaduta la Strage di Bologna? Meno di 2 mesi dopo, poche settimane dopo quella di Ustica. C'è il sospetto, perché ovviamente non si può essere sicuri, ma il forte sospetto è che quella Strage di Bologna fu usata come un semplice diversivo per confondere le acque riguardo a Ustica e far credere una certa narrativa. Perché se il governo e i vari poteri italiani hanno sempre voluto eliminare la tesi del missile, che era l'unica che volevano nascondere a sto punto, noi sappiamo è l'unica giusta, prima hanno provato con l'idea del cedimento strutturale, cioè che questo aereo cadeva a pezzi da solo. Poi abbiamo trovato tracce di esplosivo ed altri elementi, per cui non era più realistico. A quel punto hanno incominciato a puntare tutto sulla bomba, fra cui la bomba piazzata all'interno dell'aereo da terroristi. Era una tesi poco realistica, anche perché non avevamo in Italia a quel tempo un terrorismo che metteva le bombe negli aerei, non c'era una casistica. Avevamo avuto negli anni 70 un fortissimo terrorismo, soprattutto di sinistra, ma c'erano anche gruppi di destra. Ma le bombe negli aerei non era mai successo. E fra l'altro la sinistra, cioè inteso come le Brigate Rosse, erano state quasi spazzate via nel 1980, erano ormai rimaste poche colonne allo sbando. Quelli di destra non sembravano così organizzati e così ambiziosi. Però ecco che se scoppia un'altra bomba, sempre dello stesso tipo in apparenza, poche settimane più tardi, e che colpisce sempre Bologna, sì, perché non dimentichiamocelo, quell'aereo dell'Italia era partito da Bologna, Bologna la rossa, oltre che la dotta e la grassa, la rossa perché è comunista, quindi vedete i fascisti. Approfondiremo un po' di cose, ovviamente non faremo in dettaglio tutta la strada di Bologna che sarebbe troppo lungo, ma approfondiremo queste possibilità e che cosa può significare, ma per adesso vi lascio solo con questo terribile dubbio. Vi rendete conto che se fosse vero, e non sono l'unico ad averlo pensato, avrebbero creato la strage più sanguinosa di tutta la storia d'Italia, storia repubblicana, che è appunto quella di Bologna, solo per nascondere, quasi che fosse un dettaglio questa strage sanguinosa, quello che è successo a Ustica. Come dire che è stata una cosa enorme quella che è accaduta a Ustica, per arrivare a uccidere in questa leggerezza. A che cosa serve questo fatto di concentrare l'attenzione su un aspetto particolare, anomalo, che in questo caso di Ustica è questo sforzo per intensità e vastità di nascondere tutto? Perché è un criterio. Una sorta di prova del nuovo, una cartina di tornasole. Noi faremo delle ipotesi e analizzeremo le ricostruzioni che già sono state fatte e che alcune sembrano abbastanza verosimili, ma poi le sottoporremo a una verifica. Dovremo cioè chiederci se fosse andata così, dopo aver fatto questa ricostruzione, sarebbe giustificato per nascondere tutto quello che è accaduto dopo? I morti, i radar cancellati, tutti i poteri dello Stato nazionale e internazionale che mentono? Perché ve lo dico subito, in molti casi la risposta sarà no. È assolutamente impossibile che con certe ricostruzioni si sarebbe giustificato tutto questo insabbiamento e questi morti. Allora, disgrazie capitano. Ovviamente immaginarsi, che è un po' la trama classica dei film, che ogni persona che muore e che conosceva o era minimamente collegata a un qualche mistero sia stata uccisa per tappargli la bocca è un po' cospiratorio, eccetera. Comunque anche il giudice Priore, che non era un pazzoide di internet, sappiamo che su internet, come capita a me, sono tutti pazzi, ci sono elementi abbastanza concreti per sospettare di alcune morti. I criteri usati per creare questo gruppo, che per il giudice Priore era formato da 12 persone, una dozzina, mentre per altri giornalisti, anche perché poi sono andati avanti le morti anche dopo la chiusura dell'inchiesta, si è arrivati a 15. Comunque questo gruppo di persone, questo insieme, chiamiamolo così, era stato creato con 2 criteri di aggregazione che dovevano sovrapporsi. Essere ovviamente morti negli anni successivi all'incidente di Ustica e aver avuto almeno la possibilità così di aver potuto conoscere qualche cosa, qualche segreto. Non è realistico che tutte queste persone siano state uccise per tappargli la bocca, anche perché io ho preferito, e vedremo che concentrerò l'attenzione su alcuni casi e non su altri, rendere un po' più stringenti quei 2 criteri.
Uno era della morte, dopo la strage di Ustica, l'altro è di saper qualcosa. Alcuni sono morti in modo abbastanza banale o comunque in cui sarebbe veramente difficile immaginarsi come potrebbero aver organizzato la morte qualcun altro. E quindi non sarebbe molto stringente in quel caso quel criterio. L'altro, quello di saper qualcosa, in molte situazioni era un'ipotesi del tutto campata in aria, soltanto perché erano persone che facevano parte dell'aeronautica e potrebbero aver sentito qualche cosa, ma non c'è nessun elemento concreto. Io concentro la mia attenzione su persone che sono morte in modo stranissimo e che sicuramente sapevano qualche cosa di molto importante. Concentro l'attenzione su questi due che vedremo tra poco. Prima però voglio dare una rapida carrellata sugli altri, quelli che ho scartato, anche per questioni di tempo devo dire, perché sono diventato troppo lungo, ma che alcuni di questi, 12 o 15 come dicono certi, sono comunque un po' sospetti. Ve li dico in rapida successione. Allora, il maresciallo Franco Parisi, trovato impiccato il 21 dicembre 1995. Era di turno la mattina del 18 luglio 1980. Cosa è successo il 18 luglio? Non è precipitato il 19. Il 18 luglio è stato ritrovato ufficialmente il MiG libico sui monti della Sila. Lui era già stato sentito e aveva dato risposte molto contraddittorie, era caduto in contraddizioni più volte. L'impressione è che sapesse, ma non volesse parlare perché gli avevano detto di non farlo. Morirà come? Nel solito modo che si usa in Italia per far fuori le persone, un bel suicidio. Trovato impiccato. Da notare che anche questo suo suicidio avviene solo pochi giorni dopo aver ricevuto un mandato di comparizione, diciamo, più che altro di dover andare in tribunale per dare altre testimonianze. Quindi vedete una coincidenza anche temporale curiosa. Lui riceve questo atto ufficiale che sarebbe dovuto andare di nuovo a dare informazioni, magari lo racconta in giro e quello è stato un errore fatale, e poi decide di suicidarsi. Altra persona, capitano Maurizio Gari. La cosa sorprendente di questa morte è che è morto per infarto e aveva 32 anni. Ora lo so, si può morire a qualunque età, anche magari per un problema cardiaco. Succede con le malformazioni congenite al cuore, però teniamo conto che questo qui era nell'esercito o nell'aeronautica, ma comunque insomma ci sono visite mediche di leva eccetera eccetera piuttosto rigorose. Oltre a questo, non fosse altro, durante il periodo del CAR che devono fare tutti i militari, ci sono delle marce che ammazzano la gente, cioè, ma se uno c'è il cuore già malato è molto strano morire di 30 a 32 anni di infarto per una persona che appunto, facendo parte delle forze armate, dovrebbe essere stato piuttosto temprato e soprattutto verificata la sua salute. Se poi consideriamo oltre a questo quanto è facile trovare sostanze che possono creare problemi cardiaci, se ci si rivolge a un medico, magari un cardiologo, per usare la sua arte medica non per salvare le vite ma per ucciderle, troverà decine di sostanze, il digitale è quella più conosciuta ma ce ne sono un sacco di tipi, per creare fibrillazioni, collassi eccetera. Per cui anche questo è piuttosto sospetto. Che cosa sapeva Maurizio Gari? Era di stanza il giorno in cui l'aereo 19 precipita presso la sala operativa della difesa aerea di Poggio Ballone. E poi ci furono intercettazioni telefoniche in cui si scoprì che lui era piuttosto interessato alla vicenda del 19. Sembrava insomma che, oltre a essere informato di alcune cose, stesse anche cercando di informarsi di più, come quasi facesse sue indagini personali. Per questo venne chiamato a deporre, ma morirà pochi giorni dopo per questo infarto a 32 anni. Andiamo avanti. Tenente colonnello Sandro Marcucci, un incidente aereo su un veicolo che, da quel che ho capito, era un veicolo antincendio. Un incidente durante queste operazioni. Che cosa sapeva Sandro Marcucci? Era un ex pilota, era già stato sentito dagli inquirenti e si pensava insomma che sapesse più di quello che ha detto. Ci fu dei tecnici della commissione d'inchiesta, una commissione Rita Atria, che è una situazione antimafia che però si occupò anche
della strage di Ustica, secondo cui quell'incidente che ha avuto potrebbe essere stato causato da una piccola bomba al fosforo piazzata nel cruscotto dell'aereo. Non so dirvi esattamente come abbiano raggiunto questa ipotesi, comunque diciamo che anche questo è un caso un po' misterioso. Poi abbiamo il maresciallo Antonio Muzio, che era in servizio di torre di controllo dell'aeroporto di Lamezia Terme nel 1980, e quindi Lamezia Terme poteva sapere qualche cosa del MiG libico, che è una cosa che hanno voluto molto nascondere, come sappiamo. In questo caso non si parla di un suicidio e nemmeno di un infarto. L'hanno riempito di pallottole, gli hanno sparato tre colpi di pistola. Per cui voi capite, la morte è molto sospetta, non è una morte per cause naturali. Poi vabbè, riparliamo anche di questa perché è interessante per spiegare anche la verosimiglianza, come dicevo prima, che si sia organizzato un modo per uccidere qualcuno, no? La gente muore, a volte per i fatti propri, non sempre c'è un complotto dietro. C'è la morte però di queste due persone che è troppo spettacolare, tragica e di persone troppo importanti per questo caso per ignorarla completamente. Si parla di quei due comandanti di cui avevo già parlato all'inizio, cioè quelli dell'allarme aereo, che purtroppo, scusate, ma sono un miliardo di dati, di nomi, non riesco a ricordarmi tutto a memoria assolutamente. Si chiamavano Mario Naldini e Ivo Nutarelli, Naldini e Nutarelli, comandanti. Abbiamo detto che questi due comandanti hanno dato loro l'allarme generale, per cui loro sicuramente hanno saputo come è iniziato tutto, di quello che sicuramente sono battaglie aeree nei cieli d'Italia. Poi sono morti. Come sono morti? Sono morti nell'incidente di Ramstein in Germania, perché facevano parte delle frecce tricolori, la pattuglia acrobatica italiana. Qua vi faccio vedere anche mentre parlo alcune immagini di quell'incidente che fu ripreso perché c'erano tanti turisti, fra l'altro molta gente che stava a guardare, morirà poi questo incidente. Dopo quella volta si cambiò, diciamo, le regole di sicurezza per impedire che ci sia pubblico sotto l'evoluzione delle pattuglie acrobatiche della serie, chiudere la stalla quando sono usciti, scappati i buoi. Questi due comandanti, insomma, moriranno tutti e due in questa strage. E furono incredibilmente protagonisti di questo incidente, perché uno dei due, in una manovra da solista, in cui si staccò dal resto dello stormo per fare un movimento e poi rientrare, assieme agli altri, insomma, sbagliò la manovra e andò a colpire un altro aereo, che era proprio quello del suo amico comandante col quale era insieme in quell'aereo, in quell'FT-104. Il pilota solista era Nutarelli, sbaglia la manovra e finisce per colpire l'aereo del pilota Naldini, perché ovviamente il giorno dell'allarme generale erano tutti e due sullo stesso aereo. In questo caso invece ognuno aveva il suo aereo. Quindi Nutarelli va a sbattere contro Naldini e i due testimoni che sapevano di più muoiono contemporaneamente. Ora vedete, è ovvio che sia per la morte particolare, ma per il fatto che è praticamente certo che loro sapessero cose importanti, viene da pensare a un qualche sabotaggio degli aerei, eccetera. Però è stranissimo, cioè, come diavolo hanno fatto a sabotare con questa precisione, in modo da ottenere un piccolo errore nella traiettoria che porterà a scontrarsi proprio i due che volevano eliminare, perché in effetti moriranno questi due e un terzo pilota, ma tutti gli altri si salveranno dalle pattuglie acrobatiche. È questo che è poco realistico, perché un sabotaggio, vedete, sabotare un aereo è chiaro che si può, soprattutto per chi conosce come funziona e magari gente dell'aeronautica c'è lì negli hangar e può lavorarci dietro, ma lo saboti per farlo precipitare in pratica, per fare in modo che a un certo punto perda il controllo e cada giù come un mattone. Ci saranno vari modi per fare questo, magari anche con un piccolo ordigno esplosivo che distrugge i comandi e impedisce quindi di salvarsi anche magari con l'espulsione del sedile. Però avremmo visto qualcosa di diverso, avremmo visto uno di questi aerei che improvvisamente, senza che nessuno lo tocchi, incomincia a fare stranezze, casca giù, eccetera. Noi abbiamo visto invece manovre compiute in modo apparentemente corretto, ma sbagliate di pochissimo. Che razza di sabotaggio può portare a un risultato finale così preciso e selettivo? Ah, vuole spaccare il capello in quattro.
Si può immaginare una cosa, degli specie di doppi comandi basati su un servocomando, che sono quelli molto usati ad esempio nel modellismo per gli aerei radiocomandati. Servocomando è un aggeggio praticamente che fa un certo movimento e che tu puoi controllare via radio a distanza. Quando dai un certo movimento, questo aggeggio si sposta. Mettendo il servocomando, diciamo così, dove ci sono appunto il quadro comandi dell'aereo, fatto da gente che conosce questo lavoro, questo mestiere, l'ingegneria di questi aerei, si potrebbe immaginare che da terra qualcuno via radio può aver praticamente fatto muovere la cloche contro la volontà del pilota nel momento giusto in cui sono molto vicini. Però voi capite, siamo a livelli quasi di film di fantascienza, anche perché vedete, il dubbio non è tanto se si riuscirebbe a mettere insieme questo servocomando bla bla bla. Il dubbio è perché tutte queste complicazioni, come abbiamo visto, purtroppo è molto facile uccidere la gente. Si può suicidarla, si può fargli venire un infarto. Se proprio non hai altre cose in mente, prendi una pistola e spari 3 volte in testa, è più facile. È stranissimo che qualcuno avrebbe potuto immaginarsi una cosa così complicata a livello tecnico, quando potevo uccidere questi piloti in mille altre occasioni in modo molto più semplice. Per cui, per quel che mi riguarda, in questo caso è veramente difficile credere che siano stati uccisi con un sabotaggio straordinario come efficacia. Però rimane il fatto che morti sono morti e che erano importantissimi, perché sicuramente sapevano qualcosa di fondamentale. Adesso, dopo questa carrellata di morti sospette, ci concentreremo su due morti che per me sono proprio state uccise, queste due persone, per tenere la bocca chiusa. Li analizzeremo in modo molto più dettagliato.